limitarla stando attenti di non creare un danno più grande. Allora, eccoci qua rientrati in studio e come sempre capita durante la pubblicità il dibattito continua. Santini stava parlando della Fornero, l'abolizione della legge Fornero è uno dei temi caldi, dei temi sentiti e portati nel programma della Lega, ma Santini dice la Fornero non si può eliminare. No, il ragionamento riguardava sì la Fornero, ma riguardava un po' i temi più importanti, no? Siccome la discussione adesso durante la pausa verteva sul fatto se è possibile andare nelle una forza politica 5 Stelle o Lega viene in Parlamento e dice su questi punti io chiedo il voto. Allora quello è molto difficile, deve essere chiaro prima qual è il programma, anche per evitare di fare poi degli errori. Un errore diventerebbe un governo di scopo questo. Un errore abbastanza grave sarebbe quello di abolire tout court la Fornero, non solo, non perché la Fornero non abbia aspetti che vanno corretti, voglio chiarire, la Fornero va corretta, l'abbiamo corretta già 4-5 volte in questi primi 5 anni che è in vigore e va corretta ancora. Ma se passasse l'idea dell'abolizione tout court, come dice per esempio la Lega, e su cui ha preso anche tanti voti, sono convinto su questa parola d'ordine, perché il disagio della Fornero è evidente, noi creeremo un altro problema, che è quello della stabilità del sistema previdenziale, che cioè la possibilità di pagare le pensioni ai 16 milioni di persone che oggi hanno, sono già in pensione, perché il tema previdenziale, la Fornero fu fatta all'epoca, allungando di molto l'età, per mantenere un minimo di equilibrio che non è ancora raggiunto tra, diciamo, chi deve avere la pensione e chi deve versare i contributi, perché chi deve avere la pensione possa averla anche un domani, eccetera. Allora, da questo punto di vista, la Fornero non va abolita, la Fornero va corretta nei punti dove è particolarmente aspra, soprattutto sull'età, con grande attenzione però a mantenere in equilibrio la spesa previdenziale, che è il capitolo più rilevante della nostra spesa pubblica, sono 280 miliardi su 800, più di un terzo di spesa pubblica. Se sbarella quello, sbarella tutto, noi siamo ancora molto legati purtroppo, no, al di là che io so che non piace il tema della compatibilità, neanche a me piace, ma siamo molto legati al fatto del debito, dei titoli di Stato che dobbiamo mettere sul mercato per recuperare liquidità. Se sbarella l'equilibrio di bilancio, vanno subito su gli interessi e quindi il costo del debito aumenta fuori controllo, come è successo nel 2011. Non è molto lontano, guardate che a fine del 2018 finisce anche l'importantissimo aiuto dato dalla Banca Europea, che praticamente ci permetteva di pagare interessi praticamente. Ecco, se finisce quello e il paese Italia è instabile, noi siamo di nuovo nella situazione come a novembre 2011, quando è stato necessario l'intervento molto molto duro del governo Monti, sia sulle pensioni sia anche triplicando, se vogliamo, tutte le tasse sugli immobili, no? L'IMU eccetera, che fu triplicata, cioè da uno diventò tre, e quindi questo ha creato tanti tanti problemi all'economia, perché la recessione che c'è stata poi nel 2012 e tutti i problemi da riprendere. Allora non dobbiamo essere su questo punto, diciamo così, troppo facili. Quindi l'idea di un governo, io sono d'accordo che si parla, quando il PD verrà consultato da chi avrà l'incarico, se sarà Salvini o sarà Di Maio, vedremo, il PD dirà che è possibile fare un governo per noi se ci sono questi 4-5 punti per noi coerenti con il programma che abbiamo presentato e coerenti al nostro modo di dare una mano alle famiglie, alle persone, come abbiamo proposto oggi di far subito l'assegno universale per i figli fino a 18 anni, in modo che ci sia un aiuto concreto alle famiglie stabile. Faremo così, però bisogna che ci sia chiarezza sul programma e che non sia contraddittorio, a nostro avviso, con gli obiettivi che riguardano il Paese. Ma io credo che sia una contraddizione. Allora, la legge Fornero, non quello che ha detto, ma sulla legge Fornero. La legge Fornero dice: blocchiamo i prossimi pensionati, così possiamo continuare a dare le pensioni anche ricche a quelli che sono in pensione. Ci sono dei generali, che ci sono un Presidente della Repubblica che ha una pensione milionaria, no? E quelli lì, non ci sarebbe la possibilità di fare una via di mezzo, cioè tagliare le pensioni più esagerate, sì, non dico le più alte, e consentire a questa gente di andare finalmente in pensione. Io penso che la ridistribuzione delle ricchezze in Italia sia un sogno. Assolutamente d'accordo. Quindi, se non andiamo a
a ripianare delle disparità, mi scusi, finisco la domanda, poi lei. A ripianare delle disparità che sono di una legge che ha introdotto di un capitalismo esasperato, taglio della pensione. Parliamo in due, poi non capisce nessuno, l'importante è che ascoltino i telespettatori. Un capitalismo esasperato, diciamo statal capitalismo, che ha depredato i soldi dello Stato e le sostanze, se non si riesce a fare una cosa di questo genere, che cosa succede? Io credo che in questo momento, al di là di questo giochino di palleggiamento, il PD ha una grossa responsabilità e non può fare l'ennesima renzata di chiamarsi fuori, perché la verginità di questo partito se l'è fottuta a suo tempo. Adesso io lascio lei contraddirmi volentieri. Che cosa succede con questi pensionati che hanno bisogno di andare in pensione, allora, perché non sanno più dove sbattere la testa? Però dobbiamo chiamare le cose col suo nome. Prego. Allora, prima cosa, se il tema è ridurre i privilegi delle pensioni alte, io sono con lei. Io le dico che ho fatto due quando ero in Commissione Bilancio. Quindi Napolitano un milione ce lo lascia. Napolitano. Adesso io non so, Napolitano, eccetera. Io dico che sopra una certa cifra si mette una riduzione percentuale crescente alle pensioni. Questa cosa è durata per 3 anni, era esattamente il 6% sopra 70.000 euro, il 12% sopra 90.000 euro, il 18% sopra 110.000 euro, d'accordo? Questa qua è durata per 3 anni, finisce con il 18 e poi vedremo cosa fa. Perché l'abbiamo fatta così? Perché la Corte aveva bocciato una cosa precedente che diceva che non poteva. Quei soldi sono serviti a fare il primo nucleo dell'assegno per contrastare quello contro la povertà, il reddito di inclusione, che adesso è in vigore, c'ha 2 miliardi. Ecco, però quei soldi, questo è il punto che io mi rendo conto che sono antipatico finché lo dico, ma siccome è la verità devo dire, quelli lì che lei cita, no, compreso Napolitano e tutti gli altri, sono dei 16 milioni di pensionati italiani, sono circa 120.000 persone. Quindi andando anche a fare una cosa ancora più dura di quella che abbiamo fatto, che la Corte comunque ci fa passare sempre dopo un sacco di sentenze che vengono bocciate. Ci mette dentro quelli che non hanno diritto alla pensione perché sono stati 3 giorni in Parlamento in Parlamento bisogna stare 4 anni e 6 mesi per avere la pensione, di questo è meglio saperlo. Mi metto in lista anch'io. A lavorare 40 anni e 4 anni. Tutta la di una legislatura. Non equivochiamo, non diamo anche motivi. No, io direi che se si fanno 40 anni in Parlamento hanno diritto alla pensione come tutti gli altri. No, la pensione legislatura, non va per... Lo dico per tutti i politici, no? Non è solo adesso, per avere la pensione bisogna fare il 90% della legislatura, se no non c'è proprio nulla. No, di tutte le legislature per 40 anni. Completamente contributiva. Se no si va a casa e si continua a lavorare e si accumula la pensione, sarà accumulativa questa pensione dei politici. Non possiamo dire che per 4 anni gli diamo la pensione. Mi scusi, in quale altro paese succede una cosa di questo genere, come in Sicilia, che uno è rimasto 3 giorni dentro il Parlamento siciliano e c'ha una pensione che è la fine del mondo, 4.000 euro al mese? Io non sono in grado di andare lì e dire tu non prendi la pensione, c'è lo Stato e lo Stato interviene e dice tu non la puoi avere perché non hai accumulato nessun diritto per poterla avere, e la diamo a chi da 40 anni sta lavorando, 40 anni che sta, mi risponda poi, 40 anni che sta lavorando e deve mettersi in lista d'attesa rispetto a uno che ha fatto 3 giorni. Prendete voi, non parlo con lei, parlo anche con gli altri, la Lega, quando lei parla, ma i soldi li diamo noi alla Sicilia, la parte dipende da loro. Sì, prego. Quando lei parla, per cortesia, deve parlare anche avendo un'informazione di base di com'è oggi la normativa. Allora, quello che lei dice si riferisce a una questione, a un malcostume. Io condivido quello che lei ha detto, che si cambia, che non esiste più.
Ma si cambia? No, è già cambiato, questo volevo cercare di dirle con molta umiltà. Cioè dalla legislatura che è appena finita, cioè dal 2013, la pensione dei parlamentari è totalmente contributiva, no, siccome io sono entrato nel 2013 lo so per esperienza, si versa ogni mese. Ma questo è per il futuro, per il passato. Dal 2013, il passato è un'altra questione. No, ma no, dal 2013... no, è questo che le chiedo. Per il passato, sì, allora perché uno che ha accumulato un diritto non può attivarlo e quello che invece è quello invece che ha acquisito un diritto che non c'era, perché viva Dio, le leggi dovranno essere rispettare quello che è un rapporto economico normale. Io non ho fatto nessuna anzianità di lavoro, però mi prendo una bella pensione. Non c'è un sistema per sistemare queste robe, perché sennò, poveretti, quelli che la Fornero non è che si abbia fatto miracoli, ha fatto dei danni, ma dei danni obbligati peraltro. E quello che mi diceva lei, la Fornero com'è che riesce a sistemare queste cose, o chi riesce a buttare fuori la Fornero? Perché i schei, se non ci sono, non ci sono, se ci sono allora, si divide. Allora si vanno a prendere, siccome ogni anno noi paghiamo le tasse sempre di più, allora bisogna andarli a prendere a chi indebitamente se ne è appropriato, per conto mio. Questa è una politica realistica. Se poi diciamo, siccome il diritto l'hai accumulato 40 anni fa e sono 40 anni che sei in pensione, torno all'esempio precedente, allora lo conservi perché hai acquisito un diritto. Ma quello che deve andare in pensione, che è 40 anni che lavora, non ha acquisito lo stesso diritto? Mi spieghi la differenza? Perché se no parliamo sempre di, ci attacchiamo a tutte le leggi e alle pandette, ma alla fine non si risolve assolutamente nulla. Allora, però... mi pare una discussione che è impostata proprio male, quindi mi dispiace. Non c'è problema, stata così. Sto dalla parte allora, di chi non prende la pensione. Vabbè, io non ho niente da dire, perché vuole, siccome siamo nella totale disinformazione, mi dispiace, non ho niente da dire. Vorremmo fare il contrario. Sto dicendo, io sono d'accordo con lei, cioè le stronzate del passato, chi le ha fatte... se le mangia. No, bisogna superarle. Bravo. Le notifico, no, però dopo non voglio neanche arrabbiarmi, perché mi pare di essere, no. Le notifico che è stata superata, la normativa che lei cita non esiste più. Sì. E vale in modo decrescente, perché sta finendo, per alcune decine di persone a cui andrà tolta anche a questi, se riuscirà il nuovo Parlamento a fare quella piccola normetta che riguarda i vitalizi pregressi. Bravo. Ma dal punto di vista del funzionamento del sistema, oggi i parlamentari hanno un sistema contributivo che pagano i loro contributi sull'indennità che prendono, li pagano loro, li versano, e che valgono solo se la legislatura viene fatta nella gran parte, diciamo, e si va per legislature. E questo si affianca a quello che facevano prima, perché prima di essere parlamentare, sul caso mio per esempio, prima facevo un lavoro, ho fatto una legislatura, adesso tornerò a fare il mio lavoro, e quei soldi che io ho versato, siccome la legislatura è andata quando compirò l'età dei 65 anni, quindi non a 30 anni come capitava prima, mi verranno dati come contributo che io aggiungerò quando andrò in pensione, la mia pensione, d'accordo? Do atto che questa è una buona cosa. Ed è puramente, no, la è preoccupazione così, però, prenda atto che è così, però è così. Non è che non sia così. No, è così. Sono d'accordo. Come fermiamo l'emorragia? Scusate, datemi una risposta. Sì, ma questo però c'entra relativamente col problema più generale delle pensioni. Andava fatto, e va fatto anche, sottolineo, il pezzo che manca del pregresso prima del 2013, perché va fatta quella sistemazione lì, perché non era giusto che rimangano anche per le persone che hanno quelle cose lì. Il problema pensionistico ha una dimensione completamente diversa, quindi i privilegi vanno tolti tutti, io sono per toglierli tutti i privilegi, infondati, assolutamente, come è stato fatto, eccetera. Riformare il sistema pensionistico, bisogna stare molto attenti, perché noi dobbiamo tenere insieme due esigenze, quelli di chi lavora, che non possiamo farli lavorare, no, per sempre, dobbiamo cercare, e come sanno i telespettatori, per una serie di categorie di persone, per chi perde il lavoro a 63 anni, per chi fa i lavori gravosi, per chi deve assistere in casa un malato, eccetera, si può già uscire
nonostante la Fornero ha 63 anni, si può già uscire, c'è già questa legge, è stata già fatta, quindi, e ne faremo ancora più avanti, che ne faranno ancora chi dovrà governare, perché... La forte penalizzazione. No, nessuna penalizzazione. A 63 anni è la penalizzazione. Nessuna penalizzazione. No, allora, scusate, però bisogna che qua... quella è quella volontaria, che se la vuoi fai un prestito, se vuoi uscire, no? Quella sociale, cioè per chi perde il lavoro, per chi fa i lavori gravosi, per chi ha familiari a carico, tu hai 63 anni e non hai nessuna penalizzazione. Ok? Questa è già legge dal maggio del 2017 in Italia e la gente la sta già utilizzando. Dopodiché bisogna cambiare il meccanismo delle aspettative di vita, lo dico all'amico della Lega, introdotta dalla Lega e da Forza Italia nel 2010, ministro Tremonti, il collegamento alle aspettative di vita è una legge del 2010, non è stata la Fornero a farla. Ma è abbastanza necessaria, perché un collegamento ci vuole, perché per qualche anno versi i contributi, per qualche anno prende la pensione, deve essere due grandezze che vanno nella stessa dimensione, però va corretta soprattutto perché non tutti i lavori sono uguali e si muore prima se si fa certi lavori e si vive di più se si fanno altri lavori, quindi va corretta. Quindi questo va fatto, questo è così come va trovato un modo per colpire le punte insensate che ci sono nella parte alta del sistema pensionistico. Bene, questo per esempio è un punto chiaro. Su cui sarebbe interessantissimo fare anche un accordo di governo, se fosse possibile. Sentiamo. Non so se è possibile, però con chi sostiene il suo programma, e l'ha detto un minuto fa anche qui, abolire la Fornero, che sono due cose molto diverse. Siamo d'accordo tutti che certe pensioni, i vitalizi che sono da condannare, e è vero che negli ultimi anni la situazione è cambiata, nel senso non è più come prima che bastava fare mezza legislatura per, adesso la situazione è diversa. Sono d'accordo con, perché è evidente, quello che voleva dire è che in ogni caso, anche andando a colpire quello che occorre colpire, non si risolve il problema che diceva prima della copertura. Però è anche vero che la Fornero non si può abolire perché non c'è la copertura, la tassa unica al 15% non si può fare perché è irrealizzabile, gli immigrati non si possono respingere, non si possono controllare perché è... Allora, noi crediamo che invece questo modo di fare politica debba finire, anche perché i frutti che ha portato l'indebitamento, il debito pubblico ha continuato ad aumentare. Quindi noi riteniamo che invece occorrano delle decisioni forti, anche quello di dire bene, se quel parametro europeo del 3% non ci permette, ci si fa morire di fame, fa morire i cittadini italiani di fame, è evidente che occorrerà non rispettarlo e andare avanti comunque per creare lavoro, perché l'economia possa ripartire e perché evidentemente allora si possa diminuire le tasse, si possa cancellare la legge Fornero e fare delle cose che possono servire il paese. Quindi se guardiamo, come dicevo prima, Fornero non lo possiamo cancellare, l'immigrazione si può bloccare, le tasse non si possono diminuire e siamo ridotti come siamo ridotti. Voi dite le cose, insomma, bisogna... Io credo che invece noi sosteniamo invece, e sicuramente Salvini si presenterà per avere la fiducia al Parlamento con dei punti del programma che sono stati definiti, verranno definiti nei prossimi giorni dalla coalizione di centrodestra, e quindi sulla legge Fornero sicuramente sarà per l'abolizione della legge Fornero, sulla riduzione delle tasse e su quello che ha detto questo. Noi siamo convinti che queste cose si possano fare, è chiaro che occorre prendere delle decisioni importanti, delle decisioni forti, decisioni che però che sono necessarie per il paese. Quindi c'è una priorità degli italiani che hanno lavorato per 40 anni e che hanno diritto di andare in pensione, Fornero, che sia riconosciuta la loro contribuzione. Anche, questo è importante. Anche il Maroni, quando è stato ministro del lavoro, ha fatto una riforma delle pensioni e hanno previsto anche lì un aumento, però l'assurdità della legge Fornero, se basta, io faccio il sindaco anche in un piccolo comune, e insomma è stato un disastro, gente che doveva andare in pensione domani e si è trovato a lavorare 5 anni in più, a 60 e passa anni, quindi è stata una follia. Quindi noi diciamo cancellare, ma è stata veramente una follia proporre così come è stata proposta. No, il problema è che non ha fatto d'altro canto Monti, è il volto liberale, il volto pulito, culturale di una destra liberale, un grande pensatore liberale. Chi? È un'operazione per cui Monti è un pensatore liberale. Monti doveva salvare Monte dei Paschi di Siena. Non so se l'ha salvato. Monti ha salvato Monti. Non lo so che però di botto tu hai tutti
no? Spostate, non facendo ragionamento, ad esempio, un docente universitario può forse andare in pensione un po' più tardi di un metalmeccanico o di uno che fa un lavoro usurante. Anche qui ragioniamo sul merito. L'operazione non si è fatta solo perché il sistema non si reggeva, perché il sistema è andato in parte, si è retto, con la riforma Dini del 2001, che ha di fatto penalizzato i giovani. Io sono dentro un sistema per cui non è calcolata la mia pensione, come è calcolata quella di prima, sugli ultimi annualità dello stipendio, ma è calcolata su quello che verso. Quando andrò in pensione io, siccome ho aderito ad un fondo pensione, dovrebbe sommarsi la parte pubblica con la parte dei fondi pensione. Questa è stata con questa operazione abbiamo messo in linea il sistema pensionistico tra giovani e vecchi. La riforma serviva per far cassa, e siccome era un governo fatto con Berlusconi ha impedito, ad esempio, come si fa nei grandi paesi, di chiedere a chi aveva un reddito che superava 80.000, 90.000, 100.000, scegliamo una cifra, di dare un contributo straordinario perché quel paese andava via. E invece si è scelto di prendere sul grande campo, e facendo un'operazione che non aveva, come dire, un conto è mandare a dire a un docente universitario se vuoi restare resta, un conto è dirlo a una maestra d'asilo, certo. Un conto è dirlo a una maestra elementare. In questo noi abbiamo perso, cioè teniamo conto delle ragioni. Allora, adesso io penso che noi dobbiamo riflettere su questa cosa qui, e questo lo dico, ma lo dico veramente, lo dico per me, lo dirò anche quando sono insieme ai compagni, alle compagne su cui ragioniamo. Da dove ripartiamo? Io penso che vorrei fare il congresso della sinistra, non il congresso del PD, il congresso di Liberi Uguali, cioè rifare, ripartire dalle origini. Ma per fare questo, il Partito Democratico deve comprendere che l'errore non è solo Renzi, Renzi è il precipitato di un'operazione che è politica, che è lunga un decennio, cioè aver accettato tutte le compatibilità di un sistema. La sinistra nasce anche per ribaltare il tavolo, perché se no, se tu accetti tutte le compatibilità, poi è evidente che hai lasciato una prateria ai 5 Stelle. Io penso che ci sono le condizioni però per ripartire, ammesso che questo ragionamento, che è essenzialmente culturale, lo si rimette in campo. Non è un caso che in tutta Europa la sinistra è in crisi. C'è un posto dove la sinistra era in crisi, che è in Gran Bretagna. Il leader laburista della Gran Bretagna è un uomo che per 14 anni ha fatto opposizione interna alla Labour Party e oggi mette in discussione un sistema liberista, che è un sistema che di fatto non tiene conto della vita delle persone. Parliamo di industria 4.0. L'industria 4.0 può essere una grande opera, come sempre le scoperte scientifiche sono neutre, sono in mano a chi le usa, o una grande operazione di sfruttamento dell'uomo, perché tu avrai un po' di management che resterà lì ai vertici e tutti gli altri saremo robotizzati, la storia del braccialetto di Amazon, no? C'è Soros che sta lì e poi tutto in fondo una prateria di esseri umani che verrà controllata con braccialetto, oppure una grande operazione di liberazione dal lavoro. Si può lavorare di meno con la robotizzazione, non possiamo lavorare 40 ore, con la robotizzazione noi possiamo produrre la stessa ricchezza e lavorare di meno. Sentiamo, è una grande opportunità per la sinistra. Sei d'accordo su questa? Io siamo con le motivazioni, in realtà non lavorerà più nessuno, in realtà, cioè cambierà completamente il mondo. Fantastico. No, ma nel senso, l'ozio creativo di Marx. Saremo in difficoltà e avremo forse per la gioia degli M5S il reddito di cittadinanza, che probabilmente deriverà dalla tassazione data sui robot, come spererebbe Bill Gates. Perché in realtà in Italia hanno fatto una cosa straordinaria, hanno portato l'orario di lavoro a 36 ore. A chi vuole può andare a 28 ore se ha problemi di cura dei figli e dei bambini. Sto parlando della ricca Germania. Sì, fra l'altro, una situazione un po' diversa dalla nostra, eh? Cioè noi abbiamo i redditi all'ordo sono uguali, ma alla fine al netto sono completamente diversi. Noi siamo distrutti dalle tasse. È scientificamente dimostrato l'investimento oggi in tecnologia e spese di manodopera. E non è vero che all'aumentare delle ore lavorate tu aumenti la ricchezza, se aumenti il know-how aumenti la ricchezza che produci. Non siamo più in un sistema fordista dove tu fai lavorare di più le persone e aumenta la ricchezza, anzi oggi se le aziende investono in automazione, il meccanismo che hai è di fatto per una parte l'espulsione di una parte di lavoratori che sono, diciamo, espulsi per un gap tecnologico. Ma questa è una grande opportunità per la sinistra, per ridire che c'è ad esempio la grande questione dei tempi di lavoro. Ma le hai viste le città del nord? Siamo tutte nelle frecce che schizziamo, o prendi il bimbo, o porta il bimbo. Guarda che il tema della condizione reale di vita
di vivere anche in maniera più felici, è un tema che noi dobbiamo riaffrontare. E avere un orario di lavoro che consente di avere tempi di vita da dedicare alla vita, perché le nuove tecnologie ce lo consentono, è una grande sfida per la sinistra. Io credo che in realtà potremo ottenere un tenore di vita migliore se avremo una tassazione inferiore, e a quel punto, avendo più soldi, potremo assumere più personale, le aziende potranno invece assumere più persone, potranno lavorare di meno, e avremo la possibilità di avere, invece che un dipendente che si ammazza la schiena e si ammazza di lavoro, potremo assumerne tre, facendo girare meglio l'economia, ripagando anche le pensioni e aiutando veramente le persone e le famiglie in quel caso, perché a quel punto possono tenere i soldi in tasca invece di farli passare per lo Stato con una flat tax, permettendo quindi di far sì che lo singolo individuo possa gestirsi il proprio denaro. La flat tax è vero che la flat tax è un'operazione veramente di cultura liberista. I ricchissimi ne hanno un grande vantaggio, e da questo grande vantaggio che hanno i ricchissimi sgocciola un po' di denaro che vanno ai poverissimi. In mezzo è così, il ceto medio viene massacrato con un'altra operazione che tu non ce la fai a sostenere. Sentiamo, tutti bene, i redditi, tutto, ma l'universalità, dice che non è vero. L'universalità dei servizi, e quindi ti devi rivolgere al mondo privato. Direi che è proprio il contrario, invece la classe media potrebbe riuscire a prendere, a avere respiro finalmente, riuscire ad avere dell'ossigeno, perché riuscirebbe ad avere una tassazione maggiore, e questa tassazione maggiore, cioè una tassazione inferiore, quindi avere un reddito maggiore, e sarebbero soldi comunque accumulerebbe, o si pagherebbe dei servizi o altro. E dove ti paghi i servizi se hai presentato per lo Stato? Scusami, io credo che la scuola pubblica. Io credo che non... il denaro girerebbe molto di più, ecco. No, è una classica regola. In tutti i paesi dove è stata applicata la flat tax ha funzionato. Ma vai in Gran Bretagna, vedi uno agli inglesi. Io credo che non considerate. In Irlanda ha funzionato, in America ha funzionato. L'ho visto in America. Stanno tornando indietro in America, stanno facendo il protezionismo. Sì, il protezionismo è diverso. Dovreste farlo voi il protezionismo per aiutare i propri singoli operai. Invece di noi stiamo lottando per far sì che le persone non vengono sfruttate e non vengono ammazzate di lavoro, però importiamo dei prodotti dalla Cina con gente che viene utilizzata fino alle ore più tarde della notte, fanno lavorare i bambini, certo. I vecchi, dobbiamo difendere i nostri traguardi. Perché abbiamo deciso in Italia di avere una concorrenza sul basso della produzione, ma se tu vuoi avere una concorrenza sull'alto devi investire in formazione, università e ricerca, cioè i tuoi prodotti devono essere all'avanguardia come know-how, per cui non possono essere copiati dalla Cina. Noi invece le abbiamo detto delocalizzate, andatevene in Bulgaria, perché fate una competizione sul salario. Ma non è conveniente lavorare qua, è per quello che delocalizzano, non è che se ne vanno via per fantasia. È conveniente lavorare dove fanno i lavoratori del finale. Secondo lei è più comodo trasferirsi all'estero o lavorare qua? È chiaramente ma più comodo lavorare qua. Se ti trasferisci all'estero lasci i soldi che ti sei preso. Sono questioni delicate, devo affrontarle con un po' di... avendo un po' le grandezze. Ma non c'è dubbio, però queste sono un po' la cicche dell'economia. Ridurre le tasse, ma ridurre le tasse, vi assicuro, noi ci abbiamo lavorato per 5 anni, non è una cosa. Non è una sciocchezza, non c'è dubbio. Noi andremo a debito per 2-3 anni minimo. Noi a debito non si può più andare oltre il 3%, perché non ci vai. L'Europa ci potrebbe sanzionare, però c'è... Sì, ma l'Europa non è l'Europa che ti sanziona, è il mercato stesso, e anche l'Europa. Purtroppo. E comunque noi andremo a debito per 2-3 anni, poi riusciremo a recuperare meccanismo virtuoso. Siccome siamo in chiusura, però vorremmo chiudere tornando a una questione legata alla politica di questi giorni, perché chiaramente se non si fa il governo, non si fa la flat tax, non riduciamo l'orario di lavoro, quindi insomma diciamo che per il momento dobbiamo ancora occuparci di quello che è la formazione di un governo. Allora torniamo alla questione che tra una settimana si voterà per i presidenti della Camera e del Senato, ci sono stati degli incontri. Allora sentiamo il Movimento 5 Stelle, questa sera assente perché sono stati invitati ma in questi giorni non parlo. Allora sentiamo Toninelli cosa dice. Vediamo se arriva. Infatti, se posso concludere, il centrodestra non si è presentato con un unico interlocutore, di conseguenza abbiamo ritenuto utile parlare con tutte le componenti del centrodestra. Quello che per noi è importante ribadire, come per la prima volta per un'elezione così importante della seconda e terza carica dello Stato, si segue un percorso trasparente alla luce del sole, perché le figure che devono essere elette devono essere figure che facciano partire bene i lavori del Parlamento, ed è fondamentale, come ha detto la collega Giulia Grillo, che vengano svincolate dal
dalla formazione di qualsiasi maggioranza. È il vero modo di garantire l'indipendenza, l'efficacia e l'efficienza del lavoro. Abbiamo anche parlato, scusa che concludo, con tutte le altre forze politiche, anche più piccole, per la questione della completezza degli uffici di presidenza della Camera e del Senato, perché come tutti sapete ci sono vicepresidenti, ci sono tesorieri e ci sono segretari che svolgono funzioni molto importanti. Lo abbiamo fatto perché vogliamo rispettiamo la democrazia, rispettiamo l'esito del voto, rispettiamo le prassi costituzionali e vogliamo che quegli uffici di presidenza, luoghi importanti dove si prendono decisioni importanti, prendano le decisioni più attese anche e soprattutto dei cittadini italiani che ci hanno dato un voto netto di cambiamento, a partire dall'abolizione dei vitalizi, che si potrà fare proprio all'interno degli uffici di presidenza delle Camere e del Senato. Ecco qua, e allora torniamo a... Per i progressi che dicevamo prima. Dei vitalizi. Allora, un breve commento a chiusura, iniziamo da Turri. Anche sugli eventuali tagli dei vitalizi. Quello l'abbiamo già detto prima, siamo tutti d'accordo e sicuramente... Anche se è difficile ottenerlo, perché sono dei diritti acquisiti essenzialmente, per cui non è automatico. Se è un atto interno, come propone Toninelli tra le righe, ha detto quello che eravamo lì per però fare. Però potrebbero impugnarlo? Questo è il problema. Se si fa una legge è un problema, perché l'errore che hanno fatto alla Camera nella scorsa legislatura di fare una legge ordinaria per ridurre i vitalizi dei parlamentari creava un problema enorme, perché può essere impugnata costituzionale. Se lo fai come atto normativo del Senato o del Parlamento, allora è un regolamento che il Parlamento nella sua autodichia, cioè legifera su se stesso, e lo fa e lo può fare. Eravamo arrivati a 5 centimetri, adesso appena c'è il nuovo Parlamento la prima cosa che si fa, ma riguarda tutto sommato poche persone che hanno avuto privilegi grandi invece nelle precedenti legislature. È finita questa roba nel 2012, è finita definitivamente quando si è fatta la Fornero, è finita anche questa roba qua, come era inevitabile, cioè non poteva restare la Fornero durissima con privilegi incredibili per i parlamentari. Allora Favini, come vede anche il comportamento di come si stanno muovendo in questi giorni? Trasparenza, taglio dei... le proposte sono tante, i 5 Stelle vorrebbero avere la Camera, fare altra presenza della Camera e bisogna vedere un po' cosa si ottiene. Sinceramente io credo che all'interno della coalizione invece dovrebbero essere spartiti le presidenze tra Lega e Forza Italia. Avevano proposto anche della Russa, aveva proposto simpaticamente la Meloni all'interno del Senato, oggi mi pare l'abbia detto, però insomma vediamo un po' cosa verrà fuori. In realtà credo che stiano tutti quanti sondando tendenzialmente un po' e tastando un po' il terreno per cercare di capire quali sono le prospettive, quali sono gli accordi e che posizioni ci sono. Non è una condizione facile quella di Salvini, ma sicuramente in qualche modo procederà e troverà sicuramente, anche perché gli alleati sono compatti comunque nella coalizione con lui e vogliono proseguire in questa legislatura. Zuppardi. Ma la Presidente della Camera immagino che toccherà ai vincenti. Non era così, nella prima Repubblica, perché per un periodo di tempo una delle Presidenze delle Camere andava alla partito opposizione del PC. Era in Grau che deteneva tutto. Ma il De Lotti fu Presidente della Camera, cioè era prassi, ma quello era un sistema bloccato dove non c'era l'alternanza. Quindi al più grande partito dell'opposizione non può diventare materiale di scambio due presidenti della Camera da sempre sono andati a appannaggio delle coalizioni o dei partiti vincenti. Credo che anche questa volta sarà così. Mi auguro che sia che sia una donna, ecco, sarebbe una cosa carina. Trovo questo fatto, mi auguro anche che per esempio un presidente del Consiglio donna in una fase così difficile sarebbe una cosa molto interessante. Ricordandoci che il vostro partito c'è la minor percentuale di donne elette, nonostante sia il partito della Boldrini. È andata così rispetto al sistema elettorale. C'è una cosa che dice Toninelli. È un po' ironico, però è casuale. No, è un meccanismo casuale della cosa. Non è casuale. C'è una cosa che dice Toninelli. È perché è stata messa la Boldrini in troppe posizioni e quindi alla fine dei conti non poteva essere viene eletta solo una donna, quindi alla fine dei conti ha bruciato le posizioni femminili. Sentiamo Santini. No, Toninelli ha detto delle cose di buon senso, presentandole come delle novità. E se va tutto così? In realtà non sono delle novità, adesso io per esempio al Senato la volta precedente
c'erano l'ufficio, cioè i vicepresidenti, c'era, so per dire, no, il governo era di centro-sinistra, c'era Gaspardi, c'era Calderoli, quindi c'era anche due su quattro erano dell'opposizione. Il questore, che è una figura importantissima, il PD ha rinunciato al questore perché l'avesse 5 Stelle. Questore sono quelli che presiedono a tutto il funzionamento del Parlamento. L'ufficio di presidenza è un ufficio presidente in cui ci sono tutti i gruppi, quindi lui ha detto una cosa, ha già imparato il mestiere, insomma, presentandola come una cosa loro, che è una prassi invece che nell'ultima legislatura, ma anche nelle altre della storia, si è sempre rispettata. Certo. Quelli sono organi di garanzia. Devono esserci persone ovviamente valide che espresse, ma non è un'eccezionalità. Dobbiamo chiudere, hanno sempre funzionato così. Dobbiamo chiudere, abbiate pazienza, ma siamo andati ampiamente oltre i tempi prestabiliti. Allora, grazie a Roberto Turri della Lega, grazie ad Angelo Zuppardi di Liberi Uguali, grazie a Luca Favini, grazie all'invito, di Forza Italia, grazie a Giorgio Santini del Partito Democratico, grazie Ermanno, grazie Tullio, e noi ci vediamo la settimana prossima. Vedremo se avremo già i nomi dei... Seguiremo la politica da vicino. Il Senato forse lo vince il ballottaggio dopo le prime 3 votazioni, quindi lì più la Camera ci vuole un po' di tempo. Vedremo. Grazie a tutti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Buonanotte, venerdì prossimo alle 21, TV7 Match, vi aspettiamo.